Un'intitolazione in memoria di una figura di grande spessore professionale ed umano. D'ora in poi il piazzale antistante, lo stabilimento fossanese del Mangimificio Veronesi, porterà il nome di Apollinare Veronesi, imprenditore e fondatore dell'omonimo gruppo. Apollinare Veronesi è stato uno dei grandi imprenditori italiani partiti nel dopoguerra. Nel 1958 Apollinare Veronesi parte con la prima delle sue attività, che è stato proprio il mangime, con un primo stabilimento in provincia di Verona. Un'attività che negli anni si è sviluppata attraverso, 10 anni dopo, nel 1968, la nascita della prima grande azienda avicola, l'AIA, sempre in provincia di Verona, e successivamente a metà anni 80 con le attività legate alla lavorazione e trasformazione delle carni di maiale. Oggi il gruppo Veronesi, Veronesi Holding, è una delle grandi realtà agroalimentari italiane. Lo stabilimento di Fossano, che oggi ha visto l'intitolazione del piazzale ad Apollinare Veronesi, è lo stabilimento che ha iniziato la sua attività qui nel 1994. Veronesi è entrata con un sito produttivo sul territorio piemontese, nella provincia di Cuneo, nel 1990, con l'acquisizione di uno stabilimento a Cervere, quello che allora era Ergomix. 4 anni dopo parte la produzione qui, quindi sono passati 30 anni e uno stabilimento che oggi è sicuramente il più grande stabilimento di produzione di mangimi dell'intero Piemonte. Questo è un momento importante per lo stabilimento veronesi, per la città di Fossano, per il territorio. Ma io credo sia importante per il nostro paese, per l'Italia, per la regione Piemonte, per la provincia di Cuneo, uno stabilimento che fa parte di una grande azienda, di un primario gruppo agroalimentare italiano che contribuisce in modo determinante al prodotto interno lordo del nostro paese, in mano ad una famiglia. Oggi siamo abituati sempre ai grandi temi dei fondi delle multinazionali. Questa è una famiglia importante che ha saputo nel tempo fare squadra e riuscire a gestire un'azienda che oggi ha molti siti produttivi in tantissime regioni italiane e contribuisce in modo determinante alla produzione, alla commercializzazione del nostro Made in Italy di assoluta qualità. Qui parliamo di tutta la filiera, dalla terra alla tavola, arrivando al cibo, e questa è una cosa molto molto importante, partendo dal benessere animale per arrivare alla salubrità in tavola del prodotto. Come si è detto anche questa mattina, Apollinare Veronesi e la targa dedicata sarà in qualche modo anche una bussola per orientare il lavoro futuro e anche chi passerà di qua la mattina. Certo, io credo che le intitolazioni sono proprio questo, ricordare il nome di chi ha preceduto tutto, ha iniziato con molta capacità, con intuizione, con rischio, perché il rischio di impresa c'è sempre, portandosi avanti nel tempo, costruendo un percorso di un'imprenditoria che oggi è il tessuto vero, sano, forte del nostro paese, ma soprattutto che quando leggi quel nome ti ricordi che qualcuno prima di te ha fatto delle cose importanti e tu dovrai contribuire a fare o qualcosa di meglio o almeno mantenerle per il futuro delle giovani generazioni. Tallone, cosa significa questa intitolazione per la città di Fossano? Significa tanto, anche perché la famiglia Veronesi ha investito su questo territorio importante per l'agroalimentare a livello comunale sicuramente, provinciale ma anche regionale. Devo dire che comunque l'indotto che porta questo stabilimento alle mie spalle è tantissimo, oltre ovviamente ai collaboratori, ai dipendenti che lavorano dentro lo stabilimento, e il grande indotto di manutenzioni, quindi manutentori che arrivano dalla città di Fossano, dal comune di Fossano, proprio in questo stabilimento.